Grazie Jacopo. Devo dire che l'applauso se lo devono fare loro, perché qua c'è tantissima gente, moltissima. Ricordiamo che siamo in un giovedì di settimana dove le persone lavorano e quindi c'è stata grande volontà per venire qui oggi in un periodo importante di campagna elettorale per vedere Matteo Salvini e per vedere la Lega. E credo che questo sia già un grande segno, il segno che sui territori si è lavorato bene, perché noi lo dicevamo, l'abbiamo detto anche questo fine settimana alla festa della Lega di Rivanazzano, qui si è lavorato bene, ci sono tanti sindaci, tanti amministratori locali che sul territorio ci sono sempre stati, e devo dire che gli altri partiti non possono dire la stessa cosa. Noi ci siamo sempre stati, ci saremo, ci continuiamo ad essere per tutti i problemi che i cittadini hanno sul territorio. Cerchiamo di risolverli, ci mettiamo la faccia, e questo credo che sia importante, e credo che sia anche il risultato di anni fatti a contatto con i cittadini. Ci sono tanti sindaci, come dicevamo, tra l'altro porto anche il saluto del sindaco di Codevilla, che oggi è via in ferie ma ci teneva a far sapere il proprio saluto e salutarvi tutti. Ci sono molti sindaci, non solo dell'Oltrepò Pavese, visto che qui è zona importante vitivinicola dell'Oltrepò Pavese, ci sono anche sindaci della Lomellina, su tutti il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, che è uno dei sindaci più importanti che abbiamo, perché Vigevano, ricordo, essere la seconda città più popolosa della provincia di Pavia. Non c'è il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, che è in ferie anche lui, ma che sarebbe sicuramente stato presente e sarebbe stato qua insieme a noi, ha detto di portare i saluti a tutti quanti. Adesso arriva anche il sindaco di Voghera, Paola Gallaschelli, che sta arrivando, quindi ci sarà anche il sindaco della terza città, e poi in ordine il sindaco di Rivanazzano Terme, Alice Zerasti, il sindaco Neo Eletta, Neo Eletta, 24enne, credo che sia anche il sindaco più giovane della Lombardia. Abbiamo il sindaco di Romagnese, Manuel Achille, piena comunità montana. Il sindaco di Montalto Pavese, Angelo Villani, zona dei vini importantissima. Sindaco di Santa Margherita Stafora, Andrea Gandolfi, sempre comunità montana. Il sindaco di Brallo di Pragola, Pier Giacomo Gualdana, anche a lui da poco eletto. Il sindaco di Godiasco Salice Terme, Fabio Riva, dove qua tra poco, va sottolineato, riapriranno le terme di Salice, visto che un grande imprenditore ha acquistato le terme, questo è un grande segnale sicuramente per il nostro territorio. Abbiamo Marco Tombola, sindaco di Albuzzano, storico sindaco della Lega. Abbiamo Donato Bertorelli, sindaco di Mentonito. Bertuzzi, sindaco di Vidivulfo, quindi Pavese. Abbiamo Zucca, sindaco di San Nazaro, di Borgondi. Poi, tra l'altro, c'è il sindaco di Dorno, Perotti, con cui io ho sempre, con la provincia, incontri continui, quindi zona Lomellina, sono contento che sia qui. Ho visto Cristiano Migliavacca, che è lì, sindaco di Lardirago. E poi, chiaramente, la nostra Olga Volpin, che io tutte le volte che vedo Olga Volpin sono sempre molto, molto contento, perché è un sindaco che si dà molto da fare, tra l'altro in un territorio difficile, perché lì da lei in Oltrepò orientale è vero che il suo comune non è stato toccato, c'è stata veramente un problema enorme che negli scorsi giorni siamo intervenuti per cercare di risolvere. Non è facile quando ci sono queste problematiche, però è un territorio che è stato toccato, ma che grazie ai sindaci del territorio e grazie anche alla provincia, alla regione, si è riusciti a mettere una pezza. È arrivato anche il sindaco di Valdinizza, Franco Campetti. E poi abbiamo tanti rappresentanti, visto che parliamo di provincia. Abbiamo anche un consigliere provinciale qui, ci siamo io come presidente e Andrea Frustagli, che è consigliere provinciale, che è qui. Ho visto tantissimi assessori, consiglieri, amministratori locali che saluto tutti, e questo credo, come dicevamo, che è molto importante.